Lezio Divina, domenica 2 luglio 2023. Lettura dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 10, versetto 37-42. Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me. Chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la sua croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita la perderà, e chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta come profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto come un giusto avrà la ricompensa del giusto. E chi avrà dato anche solo un bicchiere di acqua fresca a uno di questi piccoli, perché è mio discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Commento del testo. Matteo, capitolo 10, versetto 37. L'amore per Gesù deve superare l'amore per i genitori e per i figli, dice Gesù. Chi ama suo padre e sua madre più di me non è degno di me. Chi ama suo figlio e sua figlia più di me non è degno di me. Questa stessa affermazione è presente nel Vangelo di Luca con molta più forza. Se qualcuno viene a me e non odia suo padre e sua madre, moglie, figli, fratelli e sorelle, e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Sarà che Gesù vuole disintegrare la vita familiare? Non può essere, perché in un'altra circostanza insiste nell'osservanza del quarto comandamento, che obbliga di amare il padre e la madre. Lui stesso ha obbedito ai suoi genitori. Sembrano due affermazioni contraddittorie. Una cosa è certa, Gesù non si contraddice. Presenteremo anche un'interpretazione per indicare che le due affermazioni sono vere, senza escludersi a vicenda. Matteo capitolo 10, versetto 38. La croce forma parte della sequela di Gesù Cristo. Dice: chi non prende la sua croce e non mi segue non è degno di me. Nel Vangelo di Marco Gesù dice: chi vuole seguirmi prenda la sua croce e mi segua. In quel tempo la croce era la pena di morte che l'impero romano infliggeva ai banditi e agli emarginati. Prendere la croce e portarla dietro Gesù era lo stesso che accettare di essere emarginato dal sistema ingiusto dell'impero. La croce di Gesù è la conseguenza dell'impegno liberamente assunto di rivelare la buona notizia che Dio è Padre e che quindi tutte le persone devono essere accettate e trattate da fratelli e sorelle. A causa di questo annuncio rivoluzionario, Gesù è stato perseguitato e non teme di dare la sua vita. Non c'è prova di amore maggiore che dare la vita per il proprio fratello. Matteo, capitolo 10, versetto 39. Saper perdere la vita per poter possederla. Questo modo di parlare era assai comune tra i primi cristiani perché esprimeva ciò che loro stavano vivendo. Per esempio, Paolo, per poter essere fedele a Gesù e guadagnarsi la vita, dovette perdere tutto ciò che aveva: una carriera, la stima della sua gente, soffrire persecuzioni. Lo stesso successe a molti cristiani. I cristiani, per essere tali, erano perseguitati. Paolo dice: sono crocifisso con Cristo, voglio sperimentare la sua croce e la sua morte, per poter sperimentare anche la sua risurrezione. Sono crocifisso per il mondo e il mondo è crocifisso per me. È il paradosso del Vangelo.
l'ultimo è il primo. Chi perde vince, chi tutto dà conserva, chi muore vive. Guadagna la vita chi ha il coraggio di perderla. È una logica diversa dalla logica del sistema neoliberale che oggi governa il mondo. Matteo capitolo 10 versetto 40-41. Gesù si identifica con il missionario e con il discepolo. Per il missionario e per il discepolo è molto importante sapere che non rimarrà mai solo. Se è fedele alla sua missione, avrà la certezza che Gesù si identifica con lui o con lei, e attraverso Gesù il Padre viene rivelato a coloro a cui il missionario e il discepolo annunciano la buona notizia. E così come Gesù rispecchiava in lui il volto del Padre, così il discepolo e la discepola devono o dovrebbero essere specchio dove la gente possa scorgere qualcosa dell'amore di Gesù. Matteo, capitolo 10, versetto 42. Il minimo gesto a favore dei piccoli rivela la presenza del Padre. Per cambiare il mondo e la convivenza umana non bastano le decisioni politiche dei grandi, nemmeno le istruzioni dei concili e dei vescovi. È necessario un mutamento nella vita delle persone, nei rapporti interpersonali e comunitari, altrimenti non cambierà nulla. Per questo Gesù dà importanza ai piccoli gesti di condivisione, un bicchiere di acqua dato a un povero.